questo progetto è un progetto che è stato finanziato grazie a un contributo regionale, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di quello che è un progetto molto più grande, che è il centenario della Grande Guerra. I coordinatori del progetto sono la CAI, l'Associazione della 30 ottobre, e il Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano, del quale abbiamo qua una rappresentante, la Presidente, non so se non la vede in questo momento, Chiara Siffi, è fuori. Tullio Rami è presente in sala in questo momento, eccoci qua davanti, ecco. Tullio Rami poi porterà i saluti. I partner del progetto, perché questo è un progetto più ampio, qui stiamo trattando un convegno, ma il progetto comprende una serie di attività, di escursioni, di attività nelle scuole, di conoscenza di quello che è stata la Grande Guerra, sono il Club Alpino Italiano, il gruppo regionale del Club Alpino Italiano, il CAI Veneto, grazie per l'entrata della Presidente del Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano, due istituti comprensivi scolastici che parteciperanno alle attività, la Società Alpina delle Giulie, Mauro Vigini in sala, in questo momento non lo vedo il Presidente, e poi Liquid Media, che è la società che si sta occupando della realizzazione di un video, vi mostreremo un piccolo trailer, un cortometraggio del video che verrà realizzato a breve e che avrete a disposizione. Allora, come vi dicevo, iniziamo in maniera non proprio tradizionale, ma perché abbiamo appunto il problema che altrimenti non possiamo sentire il magnifico rettore, che invece ci fa molto piacere ascoltare. Alpinista conosciuto bene qui a Trieste, ma soprattutto oggi ci porta i saluti dell'Università di Trieste. Grazie Maurizio. Grazie, buona giornata a tutte, buona giornata a tutti. Non è una gran giornata, visto quello che è successo e che sta ancora succedendo non tanto lontano da qui. E io oggi avevo tutta l'intenzione di fare un intervento di saluto molto allegro, anche se i miei amici stamattina hanno cercato di rendere questa giornata, per me almeno, allegra, ho una certa difficoltà ad essere allegro e spensierato oggi con le notizie che ci arrivano. E questo fa particolarmente male a me, che sono prima di tutto un alpinista, sono prima di tutto una persona che, pur avendo fatto il militare negli Alpini, ho acquisito durante quel periodo non tanto la volontà di difendere qualcosa, ma la volontà di aiutare gli altri. Bene, penso veramente che tutti noi, e soprattutto quelli come voi, come me, come noi, se posso dire, che abbiamo nella mente e nel cuore lo spirito della montagna, che lo spirito della montagna è uno spirito che va oltre ai personalismi. Vedo tanti amici in sala, amici con i quali ho condiviso corde, ho condiviso nuts, friends, e quando si va in montagna in cordata bisogna fidarsi gli uni degli altri. Un alpinista è una persona che getta ponti, è una persona che non tira su muri. I ponti per gli alpinisti sono le corde, sono la solidarietà. Anche da alpino sono stato a Potenza per il terremoto e abbiamo, come corpo degli alpini, abbiamo aiutato le persone che avevano bisogno. Bene, detto ciò, ritengo veramente che la cultura che io rappresento in questo momento, la cultura, la capacità intellettuale di andare oltre a quelle che sono le barriere che stiamo, ahimè, costruendo, sia l'arma che possiamo usare in questo momento. Quello che sta succedendo a Parigi è il risultato di una politica disastrosa, di una politica di non inclusione, di una politica di muri invece che di ponti. Cerchiamo, nel limite del possibile, di non commettere lo stesso errore anche qui da noi, in Italia, in Europa. L'errore ormai è stato commesso, chi l'ha commesso dovrà anche porci rimedio.
con questo spirito mi sono alzato stamattina. Lo spirito di ieri era completamente diverso, volevo venire qua a portarvi i saluti che faccio comunque adesso, i saluti non solo dell'università, dell'intero sistema della scienza triestino, dell'università del Friuli Venezia Giulia, perché ritengo, e qui mi collego a quanto detto prima, che lo spirito dell'alpinismo e lo spirito della cultura e lo spirito della scienza siano uno spirito che include, sia uno spirito che ci porterà a risolvere questi problemi che abbiamo. Quindi da vecchio posso dirlo, 60 anni alpinista, è stato detto, sono accademico del CAI e sono fiero di rispondere a tutti coloro i quali mi chiedono di mettere delle spille su questa giacca, e su questa giacca c'è posto solo per una spilla, quella del Club Alpino Accademico Italiano. Buon lavoro a tutti, mi scuso ma io devo scappare perché un impegno a spinitore. Grazie. Che so che ha fatto i salti mortali per poter essere qui, dovendo essere quasi contemporaneamente a centinaia di chilometri di distanza. Credo che siamo tutti in sintonia con quanto ha detto Maurizio Fermeglia, quindi se ritenete, se nessuno lo ritiene offensivo, ma credo proprio non sia il caso, visto lo spirito che ha trasmesso l'accademico del CAI, credo sia condiviso da tutti noi, io vi chiederei un minuto di silenzio per pensare a ciò che è accaduto e perché l'argomento di cui trattiamo oggi non abbia più a verificarsi. Vi dicevo in maniera un po' informale, quindi prima di passare ai saluti di tutte le autorità, vi presento brevemente quello che è il trailer di un video che abbiamo realizzato per questo convegno, in realtà è ancora in fase di rendering, si dice, in fase di realizzazione definitiva. Quindi ve lo propongo, un minuto e 40 di immagini delle trincee, delle zone di guerra del territorio vicino a Trieste, il video che vi abbiamo promesso verrà consegnato, credo che a gennaio l'avremo terminato. Direi che
penso che siano arrivate tutte le autorità nel frattempo e vorrei iniziare con il capocasa qui, Tullio Ranni, presidente dell'associazione 38 e 38 che porta i saluti dell'associazione. Buongiorno, grazie della vostra presenza. Sono qui solo per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a poter fare tutto questo. Sembrava incredibile un paio di mesi fa, però sono raggiunti ottimi risultati. La problematica della giornata, la problematica dei 100 anni della Grande Guerra l'ha toccato un po' l'amico Maurizio. Siamo in un momento particolare dove quello che è successo 100 anni fa dovrebbe farci riflettere. Questo non è così, quindi anche questo nostro appunto ricordo ai fatti avvenuti tanti anni fa potrebbe essere utile. Potrebbe essere utile soprattutto se in questa sala ci fossero tanti più giovani, le nuove generazioni che dovrebbero portare avanti una cultura del crescere, di cambiare e non certo del combattere. Ringrazio nuovamente, scappo via, lascio la parola a tutti i relatori. Voglio ricordare tutti quelli che hanno lavorato per mesi per poter fare questo. Grazie a nome mio, grazie a nome della 30 ottobre della città di Trieste. Buon lavoro a tutti. Come vedete, sotto si prepari un trascorso sportivo, quindi si prepari Sergio Viatori, vieni pure Sergio, componente del Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano. Grazie. È una giornata difficile questa, perché siamo, come ha detto Maurizio Farmeglia, tutti siamo venuti con uno spirito diverso da quello che era ieri. Ieri facevamo delle mail con l'amico Diego dicendo quanto tempo mi dai per parlare. Io devo parlare tanto perché gli argomenti sono tanto, sono importanti. Oggi quello spirito non c'è più. Spero che chi dovrà prendere le decisioni, che saranno sicuramente fondamentali e epocali, abbia la capacità di tirare un respiro molto profondo prima di prendere le decisioni che saranno prese. Tornando all'argomento che ci vede qua riuniti, desidero portare il saluto di tutto il Comitato Direttivo Centrale del CAI, del Presidente Martini in particolare, perché lui è legato da particolare vincoli su Trieste, sua madre era triestina, lui ha passato molti estati della sua infanzia nella nostra città, quindi conosce bene anche ed ha questo legame che è particolare con la nostra città. Dico la nostra città perché sì, io sono il Comitato Direttivo Centrale, ma sono anche triestino e abito a Trieste. Voglio fare un piccolo inciso, ringraziare il presidente del gruppo regionale Friuli Venezia Giulia, Zambon, che ho visto tra di noi, e il presidente del gruppo regionale del Veneto, anch'esso presente ai nostri lavori. Concludo dicendo Dario, rispettato i 90 secondi che avevamo concordato, auguro buon lavoro a tutti quanti, buona giornata. Grazie Sergio, ti ringrazio, anche mi hai ripromesso 73 secondi ieri sera, benissimo. Allora, abbiamo il piacere di avere Fabiana Martini, vice sindaco del Comune di Trieste, che porterà i saluti dell'amministrazione comunale. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di questo invito e anche di questa occasione. Vi porto molto volentieri il saluto appunto del sindaco e dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo volentieri collaborato, stiamo collaborando anche con il CAI su varie iniziative e pur nell'impotenza che un po' ci anima tutti questa mattina, che è già stata anticipata, credo che sia opportuno ribadire comunque anche qui il valore della conoscenza di fronte alla violenza, no? Quindi
nonostante sembri a volte che tutti questi sforzi in qualche modo non portino frutto, siano vani, crediamo davvero che aiutare soprattutto i nostri giovani, e non a caso stiamo lavorando in collaborazione con la Regione a un progetto che si chiama Un Atlante per la Pace, che è proprio così promosso anche a livello nazionale dal Comitato Nazionale Enti Locali per la Pace, che prevede proprio di sensibilizzare, portando dei progetti nelle scuole, i giovani su questi temi, no? Cioè, tutto è iniziato proprio lavorando sulle celebrazioni, no? Della Grande Guerra, che per noi è grande solo per il numero di vittime che ha fatto, in realtà non per altro. E quindi in questo senso crediamo che sia fondamentale davvero cominciare sin da quando è consentito, insomma, sin dalla scuola primaria, dalle scuole medie inferiori e superiori, a far vedere per quanto possibile, far toccare ai nostri giovani che cosa è stata veramente la guerra al di là della retorica. Quindi ecco, ripeto, grazie per queste occasioni che ci date, soprattutto per l'opportunità che avremo anche attraverso mezzi che vanno al di là di questa pur importante giornata di riflessione, far conoscere appunto questo ai nostri giovani. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, ringraziamo da Martini, perché appunto ci ha ricordato che la guerra non è stata grande, perché è stata grande per il numero di morti sicuramente, ma avevamo anche difficoltà nell'utilizzare un verbo corretto per non offendere nessuno. È una celebrazione, è un ricordo, credo sia più giusto chiamarlo ricordo, ecco, che celebrazione. Abbiamo Igor Donez, per la vicepresidente della provincia di Trieste, che porta i saluti dell'amministrazione provinciale. Grazie, buongiorno a tutti. Porto il saluto della Presidente, il mio personale, della Giunta, del Consiglio. Io devo dire che sono d'accordo quando si dice ricordo e non celebrazione. È partita come celebrazione, ma è sicuramente solo un ricordo di una vicenda estremamente tragica, e che è giusto ricordare anche oggi in maniera diversificata sui vari aspetti, perché in realtà è una storia di sofferenza. Sofferenza a tutti i livelli, non solo in trincea, quindi bene parlare delle trincee, bene andarle a visitare per capire in che condizioni si viveva e spesso quanto assurda situazione erano le trincee, che si riuscivano, c'erano situazioni in cui ci si trovava davanti a pochi metri uno dall'altro e si combatteva. Non ho capito bene come e cosa si poteva fare in queste. Come provincia ho voluto fare un piccolo progetto, che è quello di valorizzare due luoghi che abbiamo nella provincia di Trieste, che sono due cimiteri, quello di Prosecco Militari, di Prosecco e di Aurisina, che però è diventato un grande progetto e forse diventerà ancora grandissimo progetto. Perché in realtà quello che abbiamo voluto fare anche qui non è in qualche modo solo ricordare un luogo, ma ricordare chi lì è sepolto o è stato sepolto, e ridare un senso di umanità a tantissime, centinaia di migliaia di persone che sono morte in questa tragica esperienza, che è stata la grande guerra, grande appunto solo perché aveva coinvolto per la prima volta masse immense di uomini e di donne. Quindi buon lavoro, è un lavoro che va fatto perché se no rimane solo il senso celebrativo di quella che è stata l'epopea delle nuove nazioni, del nuovo mondo, ed è assolutamente insufficiente. Quello che è accaduto ieri e che sta accadendo ce lo dimostra, e quindi questo deve essere un ulteriore monito. Va bene così. Grazie. Con piacere di invitare Deborah Serracchiani sul palco, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ci porta direttamente i saluti dell'amministrazione. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Beh, io posso dire, diciamo, oggi forse con ancora più convinzione di quanto non me l'avrei detto ieri mattina, che il lavoro che stiamo facendo sulla Grande Guerra, e anche, se volete, l'utilità di un convegno come quello di oggi, va, credo, nella direzione giusta che per troppo tempo è mancata. Noi abbiamo cercato
con il lavoro della Grande Guerra, di cercare di ricostruire non soltanto il ricordo, la storia, la commemorazione, pure importante, restituire dignità ai tanti morti, ma abbiamo cercato di rendere il periodo di ricordo della Grande Guerra come il periodo nel quale cercare di costruire una cittadinanza europea, cercare di parlare di pace non con parole vuote, ma costruendo delle coscienze che vadano in quella direzione. Questa mattina mi sento di dire che è tanto più importante il lavoro che stiamo facendo, visto quello che è accaduto ieri a Parigi, e tutto quello che stiamo facendo sta andando alla fine in una direzione importante. Io sto conoscendo, ecco, prima Fabiana diceva bisogna conoscere, è importante conoscere, io sto conoscendo un lato della Grande Guerra che in qualche modo sto riscoprendo nell'attualità di oggi, il fatto che ci siano paesi che erano in conflitto e che si tornano a parlare, il fatto che ci siano dei cittadini che in qualche modo riscoprono non soltanto quella storia ma anche una coscienza nuova tutta europea. Le emergenze che stiamo affrontando sui nostri confini, anche sulle nostre montagne se volete, che è quello di un accesso sempre più complicato, no? Oggi la domanda che tutti si fanno è se chiudere il confine con la Slovenia e l'Austria. Non è una domanda da poco, perché significa anche annientare un pezzo della storia recente europea, della quale ci siamo detti che potevamo passare da un paese all'altro senza problemi, che potevamo sentirsi cittadini europei. E oggi credo che il percorso che stiamo facendo attraverso la Grande Guerra deve essere utilizzato al meglio. Deve essere utilizzato per parlare sicuramente di pace, ma deve essere utilizzato anche per parlare di cittadinanza europea. Deve essere utilizzato non solo per ricordare quello che è stato, ma anche veramente per cercare di affrontare con un po' più di fiducia il futuro che abbiamo davanti. Mi perdonerete se ho utilizzato questi saluti non proprio, diciamo, sul livello istituzionale in cui mi ero preparata. Volevo parlare del bando sulla Grande Guerra a cui ho avuto accesso anche questo convegno, volevo parlarvi dei tanti lavori che stiamo facendo per cercare di riscoprire anche la nostra terra, che ahimè è stata protagonista di quella guerra, sia che lo volessimo sia che non lo volessimo, eravamo su questo confine martoriato. Avrei voluto parlarvi di quanto stiamo cercando di ricostruire anche una coscienza tutta italiana, il fatto che si sia aperta ad esempio i lavori sui tanti luoghi della Grande Guerra, proprio con la piazza delle pietre d'Italia a Re di Puglia, è un simbolo importante. Pensate, 8047 pietre che vengono da tutta la terra del nostro paese e che rappresentano tutti i nostri comuni. Ed è, credo, non volendo, uno degli inizi migliori che potessimo pensare in qualche modo, no? Un'Italia che si ritrova, un'Italia che ha avuto qui tanti morti, giovani, e che in qualche modo guardava al proprio futuro con un'ansia e con, come dire, una preoccupazione che forse oggi in piccolissima parte, non so quanto piccola, stiamo rivivendo proprio in queste ore. Quindi io direi che questo è un convegno quanto mai utile e importante, parlerete di tante cose importanti, ma io credo che sullo sfondo non potrà non rimanere la capacità che dobbiamo trovare dentro di noi di ritrovarci come esseri umani e come cittadini. Grazie. Grazie a tutti gli intervenuti. Allora, brevemente i saluti, forse arriveremo più avanti, i saluti del Ministero. Una piccola introduzione su quella che sarà la giornata. Nella giornata avremo, come sapete, 7 relatori, avremo i primi 2 interventi da 2 grandi scrittori che penso si presenteranno le loro argomentazioni a braccio, come si dice. Poi ci saranno altri 2 relatori ancora nel mattino e ne avremo 3 il pomeriggio e si chiuderà la giornata attorno alle 5 con una rappresentazione musicale. Volevo partire con una suggestione, sono un appassionato di matematica, mi diverto un po' con i numeri, cercavo di chiedermi se la guerra è effettivamente così lontana. Certamente per un ragazzo giovane, quando eravamo giovani noi studiavamo la guerra, nella scuola elementare ci sembrava qualcosa di lontanissimo. Ho provato a fare questo gioco matematico. La guerra è iniziata il 28 luglio, oggi siamo il 14 novembre. Credo che la maggior parte delle persone che sono presenti in sala oggi siano più vicine nella loro data di nascita all'inizio della guerra che non al giorno d'oggi. Calcolato che chi è nato prima del 1965 è più vicino alla prima guerra mondiale che al giorno d'oggi. Questo per dire che effettivamente la guerra è ancora molto vicina.
anche se ci sembra passato così tanto tempo. Prendo spunto da un filmato che molti di voi, molti degli appassionati di montagna ricorderanno, 1982, io avevo 20 anni allora. Mi assicuri? 5 giorni in estate, qualcuno di voi lo ricorderà, con Sean Connery. C'è un racconto di una contesa tra due guide, questa guida dell'Engadina giovane che si è invaghita di una giovane ragazza che lavora con loro, è questo filmato qua. C'era una parte finale di questo filmato che mi interessava far notare, cioè si parla di questo gruppo di arrampicatori che a un certo momento scoprono il cadavere di una persona scomparsa da tempo. Arriva questa anziana signora, viene scoperto il volto del giovane che è morto, e poi c'è una frase finale nel filmato che qui non voglio sentire. Chi è quella? Doveva sposarlo. Chi è quella donna? Tutti pensano al figlio, invece questo era l'uomo che avrebbe dovuto sposare questa signora che ormai è diventata anziana. Cioè era successo che 40 anni prima era accaduto qualcosa di determinante, cioè l'uomo era stato seppellito sotto il ghiaccio ed era rimasto così. Quindi, perché sono partito, scusatemi, c'è stato un po' di problema tecnologico qui. Perché ho affrontato questo tema? Perché sempre di più oggi stanno ritornando a vista situazioni che sembravano così tanto distanti. Prima parlavo appunto della guerra, sembra così lontana. Parlavo la scorsa settimana con Marco Grammola, che è presidente della commissione storica della società alpina tridentina, mi raccontava del progetto che sta seguendo di recupero di una galleria che è stata riesumata, riscoperta sull'Adamello. In questa galleria ci sono, come vedete adesso dalle immagini, una galleria che si sviluppa per varie decine di metri, è stata riscoperta nel 2005 ed è stata sepolta sotto i ghiacci per tutti questi anni, 100 anni. Quindi quando i ghiacci già l'hanno restituita per il cambiamento climatico e anche perché la tecnologia ha aiutato loro a fondere i ghiacci che ricoprivano, che avevano ibernato la situazione, hanno trovato ghiari, feci di animali, quindi c'era proprio tutto come se fosse successo l'altro ieri. Quindi la guerra è molto vicina. Noi oggi avremo nei racconti di oggi ascolteremo una guerra, in particolare quella della montagna. Siamo per lo più gente del CAI, anche se poi abbiamo molti ospiti che non appartengono al club alpino italiano, e quindi di questa guerra parleremo brevemente. Però una brevissima sintesi per comprendere e per far capire anche ai giovani, ci sono alcuni ragazzi che delle scuole, che cosa era successo, come è nata questa guerra che nessuno teoricamente avrebbe voluto. La guerra è durata 53 mesi, le ultime classi chiamate sono state quelle del 1899 e del 1900. Le ultime persone morte, quindi rappresentanti presenti, reduci diretti, sono morti nel 2008 in Italia a 110 anni e nel 2011 in inglese a 113 anni, quindi non abbiamo più alcuna possibilità di testimonianza diretta. Questa è l'Europa nel 1914 e questa è l'Europa poco tempo dopo, con uno stravolgimento totale, con 20 monarchie che sono cadute, paesi nuovi che si sono formati, e quindi una situazione che ha portato a un disastro mai vissuto prima nel mondo, con svariati milioni di soldati in gioco e soprattutto tantissimi milioni di morti anche tra i civili. Feriti, mutilati, invalidi, 20 milioni, il 12% dei morti con meno di 20 anni e il 60% meno di 30 anni. È stata una guerra nella quale i giovani andavano a morire spesso senza sapere nemmeno perché. Queste sono le situazioni dei vari paesi entrati in conflitto, quindi si parla di diversi milioni di persone morte. L'Italia ancora se l'è, possiamo dire, cavata bene, possiamo dire così, un po' triste parlare in questi termini. Cosa è successo prima di arrivare ai giorni nostri, prima di arrivare ai giorni di cui ci discuteremo con i relatori? È successo il 28 giugno, lo sappiamo bene, insomma, l'uccisione della signora Francesco, e poi inizia tutta una sequenza di situazioni legate quasi deterministicamente una all'altra. Quello che abbiamo vissuto ieri, che stiamo vivendo oggi, che è accaduto in Francia, può innescare qualche cosa, lo temono tutti. Rileggere oggi la storia di quello che è stato l'inizio della prima guerra mondiale fa impressione. 23 luglio, ultimatum austriaco alla Serbia, il 28 l'Austria dichiara guerra, i meccanismi di alleanza trascinano tutte le maggiori potenze europee nel conflitto. La mobilitazione generale in Russia a difesa della Serbia porta alla mobilitazione dei governi centrali.
Il 31 luglio la Germania proclama lo stato di incombente pericolo di guerra a causa della mobilitazione russa e chiede la neutralità di Inghilterra e Francia. La Francia, impegnata militarmente in un'alleanza con la Russia, non si impegna nella neutralità richiesta. L'Inghilterra ammonisce Francia e Germania a rispettare la neutralità del Belgio. Il 1 agosto, alle ore 15, la Francia decreta la mobilità generale seguita dalla Germania. Alle 17, il governo tedesco dichiara guerra alla Russia. Il 2 agosto la Germania invade il Lussemburgo. Il 3 agosto la Germania dichiara guerra alla Francia e invade il Belgio. Ciò porta il governo inglese a dichiarare guerra alla Germania, il 4 agosto. Tra il 6 e il 12 agosto, seguono le dichiarazioni di guerra di Austria-Ungheria alla Russia, della Francia e dell'Inghilterra all'Austria-Ungheria. Il 23 agosto, il Giappone scese in guerra contro la Germania per occupare i possedimenti tedeschi in Cina. Il 1 novembre, Russia e poi Francia e Inghilterra dichiarano guerra all'impero ottomano che si era schierato a favore della Germania. Questa situazione, letta così rapidamente, impressiona per i concatenamenti che hanno portato a una situazione che poi è sfuggita di mano. Voglio concludere questa parte introduttiva con una citazione di un libro di Emilio Gentile, che mi sembra che risponda un po' nella sua parte finale a quello che è lo spirito col quale affronteremo oggi questi temi. Mio nonno con i suoi compagni canticchiava una canzone che diceva all'incirca: il generale Cadorna si mangia le bistecche, ma noi della buffa dalle castagne secche. E quando il ragazzo che li ascoltava domandava perché avevano continuato a combattere per 3 anni, con tante sofferenze e tanti errori, rispondevano: perché eri obbligato, perché era il dovere, perché quando sei in guerra non puoi mica decidere di andare via, perché c'erano le punizioni, persino la fucilazione per chi disertava, perché c'erano i morti e sentivi di doverli vendicare, perché, se diceva il nemico, gli italiani e la tua famiglia stavano peggio. E ciascuno aggiungeva qualche altra spiegazione personale. Invece rimanevano incerti quando il ragazzo domandava se allora sapevano perché combattevano, perché la guerra era cominciata, perché era durata tanti anni, perché c'erano stati tanti milioni di morti e di feriti. Perché? Perché? I perché, probabilmente non avremo grandi risposte sui perché, però nella giornata di oggi, con l'aiuto dei relatori, invito Enrico Camanni, che non vedo. Grazie. Buongiorno, buon lavoro a tutti, scusate, mi sono persa in questa bellissima città, su questo lungomare. Riporto i saluti del ministro Franceschini e del sottosegretario Ilaria Borletti, con cui lavoro. Ho l'onore di dirigere lo staff del sottosegretario. Chiaramente non è stato possibile per loro venire personalmente, ma riporto il loro saluto perché ritengono fondamentale questo studio di tutta questa nostra storia, che è stata fondamentale per tutta l'Italia. E il fatto che questo si svolga a Trieste è ancora più importante, perché è una città che, ha detto anche Franceschini quando è venuto qui ultimamente, deve assolutamente essere portata al centro dell'attenzione per le meraviglie che rappresenta questa città, sia come monumenti sia come importanza storica. Tuttora è veramente importante e personalmente vi dico, per combinazione, io sono del sud Italia, della provincia di Lecce. Dalle parti nostre partivano le barche, diciamo, chiamiamole navi, ma insomma non è che corrispondono alle navi odierne, che portavano il tabacco dalla Puglia, dal Salento, a Trieste per andare poi nel mondo, perché Trieste era collegata con tutto. Quindi se voi parlate nel sud Italia di Trieste, tuttora gli anziani conoscono benissimo l'importanza di questa città, che è stata troppo offuscata e quindi deve ritornare assolutamente al centro. E l'altra cosa che vi volevo dire, mio nonno, ecco, lei ha citato il nonno, e persone che combattevano qui e che si sono andate da fare per l'unità d'Italia. Mio nonno, quando c'è stata la guerra, non poteva combattere perché era troppo anziano, aveva sui 50 anni, ed era però parlamentare, è stato anche sottosegretario. E tra le sue carte io sono andata a guardare quello che succedeva nel periodo 15-18, cosa facevano i parlamentari. Chiaramente lui aveva tutto l'elenco dei meridionali che venivano a combattere, che purtroppo rimanevano vittime di questa terribile guerra, ma la cosa bellissima che ho ritrovato tra le sue carte
questa che è la descrizione della battaglia di Vittorio Veneto, e ci sta poi tutto l'avanzamento delle truppe, c'è la mappa geografica delle zone probabilmente che andremo a vedere domani. Questa pubblicazione del 1919, quindi è stata fatta subito dopo, per ricordare che cosa succedeva proprio anche a livello di planimetrie, le truppe come si muovevano e quindi come cercavano di organizzare questi ragazzi che, come ha sottolineato il relatore, erano obbligati ad andare, non è che erano, quindi non c'era scelta, come diceva, e se disertavano venivano fucilati. Però avevano anche degli ideali che hanno anche i nostri ragazzi, ed è bene che conoscano la storia dell'Italia, che capiscano i nomi delle strade, delle piazze, a cosa sono riferiti e come sia stato duro arrivare a dare a loro, ai nostri giovani, una società così diciamo organizzata. E adesso sta a noi dargli questo messaggio e a loro poi cercare di progredire sempre nella serenità e nella pace. Questo l'ho portato per farlo vedere chiaramente al collega e per dirvi insomma come sia importante che queste notizie sulla Prima Guerra Mondiale, che comunque è un argomento che a livello di governo, a livello diciamo centrale di Roma è molto sentito, ci sono state varie riunioni a cui abbiamo partecipato, organizzate dal comando della Marina, c'erano proprio al Ministero della Difesa. E un'ultima cosa, lasciatemela dire perché comunque sono una donna, l'altra faccia che noi stiamo cercando di esaminare è che cosa faceva il mondo femminile mentre gli uomini erano in guerra, perché comunque spettava a loro portare avanti tutta quella che era la parte pratica della famiglia e quindi dal coltivare, evitare che ecco, non ci fosse poi in casa il cibo e tutto quello che erano le aziende, la parte loro, hanno comunque ben sostituito gli uomini, hanno dovuto comunque vivere senza di loro e quindi cercare queste testimonianze che spesso non ci sono, anche perché magari non avevano la cultura per lasciare un foglio scritto, quindi soltanto con i racconti delle donne che si sono tramandati possiamo cercare di capire qual era poi la società che rimaneva a casa, come comunque soffriva di questa guerra. Mia madre, che ha 92 anni, ha vissuto chiaramente la Seconda Guerra Mondiale e mi racconta che lei stava in provincia di Lecce e le loro donne a casa facevano le calze, cioè lavoravano per mandare al fronte dei vestiti caldi per i loro uomini. Quindi insomma noi lavoriamo perché questa memoria rimanga, questa memoria venga comunque trasmessa a tutti, approfondita e che sia di stimolo per una crescita migliore di tutti quanti e dei nostri giovani. Grazie per questo lavoro. Ringraziamo la dottoressa Peracci Pisanelli che ci ha ricordato ancora una volta quanto la guerra sia vicina. Parlava dei nonni, qui le persone che vivono a Trieste intanto celebriamo, ricordiamo il centenario, ma a Trieste sapete che la guerra in realtà è iniziata prima, quindi per noi sono 101 anni, e molti di noi hanno avuto nonni che combattevano da una parte e un nonno che combatteva dall'altra parte, quindi anche questa è una situazione molto particolare che si è venuta a creare. Allora, siamo perfettamente nei tempi, sono molto contento di questo, avremo 40 minuti a disposizione del nostro relatore.